Via libera del Ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie. Lo prevede la circolare firmata dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili, si spiega nella circolare del Ministero della Salute, non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino, ma indicano che anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado di indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2 sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19. Intanto l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza era a Catania per la presentazione della giornata sull'endometriosi. La campagna vaccinale in Sicilia prosegue in maniera spedita. Con il presidente Musumeci abbiamo inaugurato il terzo hub della regione. Mercoledì saremo a Messina ed entro la settimana saranno tutti aperti. A regime sono decine di migliaia i vaccini che potranno essere utilizzati ogni giorno e questo favorirà anche l'inoculazione delle dosi di AstraZeneca agli over 65. È un impegno, ha aggiunto l'assessore Razza. Stiamo andando molto rapidamente, la Sicilia aveva puntato su una integrazione tra il sistema sanitario, la protezione civile, le forze armate, che poi il sentiment che ha espresso il generale Figliuolo, il ministro Gelmini e il ministro Speranza come innovazione al piano vaccinale posto dal presidente Draghi. Noi siamo molto avanti, stiamo realizzando gli hub in tutte e 9 le province, alcune avranno più di un hub perché abbiamo bisogno di andare incontro alle esigenze di diversi settori. Tra il mese di marzo e aprile è annunciata la consegna di centinaia di migliaia di dosi di vaccino e quindi la organizzazione starà a noi e desidero, perché questa è la decisione del presidente Musumeci, che sia un'organizzazione assolutamente efficiente. Il vaccino deve consentirci di riprendere una vita il più possibile normale. Sui furbetti del vaccino in Sicilia saremo ancora più irremovibili perché temo che non saranno gli ultimi e ricordo che c'è un grande siciliano che ha detto molte settimane fa che avrebbe atteso il suo turno. Questo grande siciliano si chiama Sergio Mattarella. Io non penso che ci sia qualcuno che possa avere maggiore titolo del Presidente della Repubblica e che quindi possa permettersi un atteggiamento diverso da quello che lui ha tenuto. Pronto anche il taglio del nastro per il centro UB della provincia di Agrigento con sede al Palacongressi del Villaggio Mosè. La data di inaugurazione dell'UB vaccinale del Palacongressi sembra imminente. Si tratta del taglio di nastro formale di una struttura che è già pienamente approntata.